Voilà, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo makeover, oggi dedicato a Liza Pancakes. Ragazzi, sappiamo tutti che Liza, proprio così a pelle, non ci sta molto simpatica e soprattutto la consideriamo la causa della depressione cronica di Bob Pancakes, il leader proprio di tutti i Sim del quarto capitolo di The Sims. Ricordiamoci che le colpe vanno sempre 50 e 50, però neanche a me è molto simpatica, devo essere sincera. E poi, cioè, secondo me, chi l'ha creata la odiava proprio, perché ragazzi, l'hanno fatta orribile, i capelli erano osceni, ma anche, non so, alcuni tratti la rendono molto, non lo so, quasi fosse schizzinosa e altezzosa. E con Bob non ci va bene. Bob è uno più terra terra, è uno più tranquillo. Lei invece è una che ha molte ambizioni, è una materialista. E infatti non vi nascondo che nel mio gameplay io l'ho fatta separare da Bob. Se vi interessa conoscere la storia, come sta proseguendo, fatemelo sapere nei commenti, io vi aggiornerò. Ma soprattutto volevo specificare una cosa: nei miei makeover cerco di non modificare più di tanto il fisico, capelli magari, le sopracciglia come anche in questo caso, non so, posso aggiungere delle lentiggini, ma fisicamente cerco di far rimanere, di lasciare quei tratti somatici che caratterizzano quel sim, perché prima di tutto non voglio dei sim tutti fotogenici, supermodelle, modelli, ognuno deve avere le sue caratteristiche, l'avrete notato anche con Morgan Fires. Ho cercato di rinnovare il suo look, di migliorarla un pochettino, anche lì con le sopracciglia, i trucchi, ma niente che andasse a modificare quella che è proprio la sua fisicità, perché appunto ogni sim deve essere diverso dall'altro. In questo caso a Liza ho voluto mettere delle sorte di mesh, di chatouche, anzi in questo caso, che non le sta molto male, devo dire. Ho voluto lasciarle però il colore base, quel rosso. E le sopracciglia invece le ho cambiate, queste non so, le facevano sembrare un po' più simpatica di quanto fosse prima. E ho aggiunto due o tre look per gli abiti quotidiani, idem per gli abiti da caldo e da freddo, perché mi piace anche nel corso delle varie giornate cambiare in base alle temperature, però non mettere sempre lo stesso abito, perché sennò diventa di una monotonia assurda il gioco. Anche il trucco ho cercato di variarlo abito per abito, però ho quasi sempre messo questo eyeliner che non so, le faceva aprire di più gli occhi, le faceva avere questo sguardo un po' più intenso. Devo dire che neanche i tratti ho voluto modificare perché appunto mi piace lasciare, no, il gioco per così come è stato pensato. Ovviamente poi come prosegue la storia sta a noi, ma le origini e ciò che il sim è l'origine, ho voluto appunto che rimanesse così perché mi piace. Poi io sono affezionata praticamente a ciascun sim e mi dispiace anche nel mio gameplay essere molto cattiva nei confronti di Eliza, nel senso che faccio comportare lei in maniera veramente indecente. Ho rinnovato di poco anche Bob perché ragazzi Bob deve rimanere così. Tra l'altro nel mio gameplay loro hanno un figlio che ho lasciato col nome di Iggy, che è un nome che io amo perché sono una fanatica proprio della musica di Iggy Pop. Allora vi lascio la visione di questi ultimi secondi di video. Se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti che ne pensate e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!